Per ricordare Danilo, tu hai scritto dei versi. Sì, io prima di recitare la poesia veramente vorrei complimentarmi con la redazione di TV7, con Marina Brugnano per il nuovo programma, il TG Rosa, un programma abbastanza interessante perché tratterà dei temi attuali, di cronaca, di cultura e di tante altre cose. Complimenti ancora. Adesso posso recitare la poesia. L'uomo grande, casa abbandonata, casa scordata, erba e macchia spenusa cresce dal lato a idda, a vernice cu tempo scomparìo, e lo rancio ravvista d'occhio se diffonnio, le canale vecchie posate in capo le trave purrite dell'acqua e dello tempo, sono chine di lippo verde, le mura sono lesionate, le trave di legno delle verme sono manciate, e le finestrune senza balate sono tutte malandate. Le cristiane passiano da sta via Iannello continuamente, ma non tutte taliano con l'occhio e con la mente sto lasso di storia a tanta gente. Forse na poco non lo sanno, ma in sta casa di cultura ci stava un uomo di valore. Danilo Dolci Iddo si chiamava, poeta, scrittore e grande educatore. Iddo si battiava la legalità, Iddo diffondia l'onestà e condannava a mafia, a violenza e lo muro d'omertà. Iddo la povera gente addefennia, Iddo per le piccirette che morivano di fame si battia, Iddo arrestare si facia per portare avanti lo suo messaggio di cangiamento e le partenicote e tutte le cristiane reddo tempo. Sempre in prima fila non si scantava di nulla e di niente, cutace e complice, ripetia sempre. Io sogno con vuoto, brava gente, denunciate ste malvivente, denunciate ste malamente. Oggi basta chiudere l'occhio e toccare sto muro di sta vecchia casa abbandonata e di tante istituzioni scordata, per sentire la presenza di Iddo. Nell'aria si respirano le sue pensiere. E come si può scordare lo sciopero per la fame, per la pace, per lo disoccupato? E l'acqua grazie a Iddo rata le campagne Ridanova di Gaiato. Do 52 partenico come un figlio t'accoglio e no 97 con tanto dolore te perdio. Dopo 15 anni una cosa è sicura, grande educatore, lo tuo nome mai sarà scordato e le tue scritte come tante testamenti saranno salvate. Danilo Dolci, Danilo Dolci, eroe della nostra vita, ti voglio ringraziare per aver ispirato con tanta nure lo cuore di sto giovane scrittore.